sì, siamo davvero col fiato sospeso perché appunto abbiamo letto che dovrebbe essere scarcerato fra stasera e domattina, ma ancora in attesa della sentenza definitiva, che comunque è inappellabile, dovrebbe essere l'1 febbraio, quindi ancora diciamo non possiamo tirare un sospiro di sollievo, però anche l'abbraccio di ieri sera di Bologna l'ha dimostrato molto chiaro. Patrick, ti aspettiamo a Bologna.